Bentornati alla nostra rubrica Store Art per il secondo appuntamento. Oggi avremmo dovuto trovarci a passeggio per le vie di Ortigia a Siracusa per parlare della chiesa di San Martino. Purtroppo con il nuovo decreto siamo impossibilitati negli spostamenti, pertanto la puntata proseguirà in modo virtuale. Quindi attraverso la prima immagine possiamo notare la chiesa che risale al periodo normanno e lo si può vedere dall'abside e dalle colonne che la delimitano. Tuttavia elementi come il rosone e il portale d'ingresso risalgono invece al 1300 e al 1400, frutto sicuramente di restauri. La chiesa viene però definita paleocristiana perché troviamo alcuni elementi del periodo bizantino. Durante il terribile terremoto del 1693 che subì la Sicilia orientale, la chiesa subì notevoli danni. Entrando all'interno della chiesa si trovava un polittico eseguito nel 1410 da un artista anonimo che fu soprannominato il Maestro di San Martino. Il dipinto oggi si trova all'interno del Museo d'Arte Medievale del Palazzo Bellomo, dove vediamo rappresentato al centro le figure della Madonna e di Gesù Bambino. A sinistra un santo martire siracusano, che potrebbe essere San Marciano, primo vescovo di Siracusa, San Cosimo o San Martino, mentre a destra troviamo Santa Lucia. Nella parte superiore invece troviamo raffigurata al centro la Crocifissione di Gesù e a sinistra l'Arcangelo Gabriele, mentre a destra la Vergine Annunziata. Oggi così terminiamo il nostro secondo appuntamento e ci rivediamo alla terza puntata con pillole d'arte dedicate appunto alla città di Siracusa.